Ciao a tutti, io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Diablo 4. Vediamo se mi ricordo come si gioca, che non gioco da un pochino. Dobbiamo fare la missione principale, cerca Nerelle. Abbiamo sconfitto sua madre che era stata, diciamo, traviata da Lilith. Questo cosa faccio? Ok. Quello scatto non mi è piaciuto. Da Lilith, stavo dicendo. Adesso devo un po' riprendermi i comandi perché è davvero tanto che non gioco. Però è abbastanza semplice. Ok. Un po' di memoria muscolare, ce l'ho ancora. Sbattiamo. Ah, quella è una guardia. Ce la facciamo salvarla? Ciao. Non mi dici niente? Va bene. Prendiamoci il ferro. Qua c'è una casa. Pozioni. La tua vita è già al massimo. Poverino, non c'era bisogno. È stata una cattiveria gratuita quella. Questi li elimino in un batter d'occhio. Dove sarà la tizia? Entra nella boscaglia oscura. Sì. Ferma tutti. Il groviglio è fortissimo. Hai rotto le balle. Osserva le verità celate all'interno. Bene, boscaglia oscura. Vediamo cosa ci aspetta. Soldi, soldi. Sento rumori brutti. Ah, gli spettri silvani. Era un po' eccessivo. Il veleno sta facendo il suo dovere. Oh, mi fanno male però, eh. Ok. Non mi hanno ancora droppato roba leggendaria, diciamo. A te. Ok. Ci prendiamo le pozioncine. Adesso lo sfrutto. Immobilizzo anche. Vabbè. Un bastone, non me ne faccio niente. Aiuto. A meno che non sia un bastone normale e non magico. No, meno 70 comunque. E vabbè, come non detto. Molto grande questo posto. Sicuramente riusciamo a fare anche un livello. Bam. Fantasma ardente? Cominciate a calmarvi. Aio. Questi con la salute aumentata sono sempre un palo in culo. È forte questa, però è un po' randomico il colpire le cose. Si è morto. Bacchetta. Vabbè, per il mago.
Quindi non ce ne facciamo assolutamente nulla. Non faccio malissimo comunque. Non so se sia stata una scelta giusta fare quella del druido. Io teniamo sempre d'occhio la vita. Non devo avere paura di usare le pozioni, perché tanto ce le ho, me ne danno parecchie. Soprattutto in un dungeon che mi sono spaventato moltissimo. Soprattutto in dungeon aperti. Vedete. Quello è un santuario. Cosa mi darà? Lancio i dardini quando attacco le freccette. Devo sbrigarmi, devo sbrigarmi. Dura poco. Bello sapersi attaccare così, eh. Finita la magia. Ora. Piano piano riprendiamo contenitori. Bam. Ok, c'è un posto dove saltare. Questi sono morti. Lo ammazza il veleno, sì. Scivolare. Whee! Non posso risalire. Ha sbagliato mira. Ok. Perfetto. Totem, che tanto sarà più scarso di quello che ho. Siamo ritornati qua. E allora vado da questa parte. Andiamo verso destra, verso l'alto. Chissà dove si è cacciato Nirel. Peccato. I fantasmi sono abbastanza scarsi, non c'è bisogno di usare nessuna abilità speciale. Aspetta, i silvani invece mi fanno male. Però gestibili. Questo è più forte del mio? Il mio cosa fa? Resistenza agli elementi, recupero di vita ridotto del 3%. Tutte le abilità, difesa, abilità collera. Resistenza a tutti gli elementi. È capace un oggetto raro di qualità superiore. Ok. Ho meno armatura, però. Sto facendo sfide a caso. E tu chi sei? Signor Lupo, è quello che abbiamo visto! Ti farà uscire da questa rozza trappola. Non lo so, eh. Illusione creata dagli Oradrim. Un portale rosso. Rilassa. Visione di Tristram. Niente potrà farti del male. Tristram. Sì, grazie per avermi detto che ho abilitato il crossplay. Vediamo cosa ci dice il lupo. Chi sei? Chi sei? Goku! Una sorta di ammiratore. Ti ho salvato sulle montagne. Sì, mi ricordo di te. E ti eri trascinato in quella grotta. Saresti morto congelato senza di me. Cosa hai fatto però per aiutarmi? Perché mi stai aiutando? Oh, è semplicissimo. Tu vuoi fermare Lilith e io voglio che tu ci riesca. Perfetto, ci siamo trovati allora. Ma non accadrà mai se segui gli Oradrim. Ah sì? Non vuoi, quindi? Parla col lupo. Sì. Il loro cammino finisce sempre tra fuoco e morte.
Chissà l'ultimo Radrim, cioè il nostro vecchio personaggio, che fine ha fatto. Che schifo. Va bene, cosa dobbiamo fare? Perché mi dici tutto questo? Perché mi dici tutto questo? Per avvertirti. Verrà il giorno in cui gli Oradrim incespicheranno. Non essere presente quando accadrà. Ah sì? Il portale ti condurrà dalla ragazzina che stai cercando. Non lo so. Non so se fidarmi di te, in realtà. Che posto è questo? Gli antichi Oradrim imprigionarono Diablo, il signore del terrore, nel sottosuolo. E poi gli eressero questa città vicino. Sì, non è stata una buona idea. Vedi da te come andò a finire. Non è vero però che è finita così. Ah, però questa è Tristram con la vecchia. Non nuova Tristram. Illusione oradrica. Lirel. Eccoti qua. Ciao. Credo di essermi persa. Mi è già successo prima, mentre ero con mia madre. Vabbè, andiamo insieme. Il sentiero per la cripta termina qui. Quindi sarà da qualche parte in questi boschi. Ci segui? Perfetto. Una compagna di viaggio. Che non mi dispiacciono. Da una mano. Non si prende gioco di noi. Questo posto è un labirinto. Cosa dovrebbe essere? Azione, mobilizziamo tutti e mentre li avveleniamo. Evo, che inferno, questo stronzo deve morire. Devi smettere di evocare. Due. Aio. Quanto è eccessivo. Bello che li stunna. Ho fatto benissimo a scegliere i rovi. I lupi erano forti, Però i rovi danno un supporto per ora migliore. Tua tre faccia, ah, è speciale, non mi sta mandando via. Pensavo fosse un teletrasporto. Ah no, e invece lo era. Ok. Capisco. Ora. Ah, era un'illusione. Ok, quindi ho preso la scelta, la via giusta, per fortuna. Ho shottato anche le Lorg, no? Purtroppo no. Uno studioso alle prime armi. Entra nella cripta oradrica. Chissà se possiamo fidarci del lupo oppure no. Interagisci. È questo il posto? Non è quello che mi aspettavo. Ma non perdiamo la speranza. Ci serve solo un libro. Un incantesimo che ci aiuti a superare il lago nero e fermare Lilith. Segui Nerel. Ok. Sbarrato. Sì? Ah, abbiamo fatto un livello. Aspetta, aspetta, Nerel. Aspetta, aspetta. Che scegliamo un punto. Le abilità magia naturale infliggono il 4% di danni aggiuntivi ai nemici Elite. 5% di danni aggiuntivi, direi di sì. Purtroppo quando cambiamo, stiamo cambiando sempre. Queste furie della natura sono tutte passive, queste, ok. Quindi alla fine 2, 3, 4, 5, 6 possiamo poi decidere cosa fare. Magari lo stomp non ci serve. Corazza del ciclone. Questo ci serve, in realtà mutili un orso, riducendo i danni inflitti ai nemici vicini, dai nemici vicini. No, i rovi sono forti. Sono o rovi o lupi,
o corvi. Corvi cosa fanno? Viene un'altra volta un nuvolo di corvi che inflige una specie di tornado, quindi un attacco ad area, però quello, come si dice, quello li blocca. Muti un lupo mannaro e azzani il bersaglio con un morso, infliggendo bla bla. Però un attacco ad area mi serve, quindi io direi di tenere queste abilità che abbiamo, che sembrano abbastanza forti. Poi vediamo se il cataclisma sarà quello che ci piace, oppure prenderemo qualcosa più avanti. Quel simbolo l'abbiamo già visto. Cerca un accesso alla sala principale. I rattospini, buongiorno. Sempre più belli siete, eh? Ogni gioco che passa. E mica me lo fa vedere. Una serie di scritti su storie locali, vecchi regni e fedi dimenticate. Ci deve essere un passaggio segreto. Questa vecchia pentola è ricoperta di ruggine. Chissà da quanto tempo è là. Vediamo. Questo. Ah, il libro oradrico. In codice oradrico. Lo sai leggere? Guarda. Sì. Lo stesso simbolo sulla porta. Ho un'idea. Vediamo cosa fai. Conviene fare un passo indietro. Ok. Ah, lo leggi? Chespif Chat. Come facevi a sapere che era proprio quello che dovevi leggere? Proseguiamo. Vorrei che mia madre fosse qui. Ma non è detto. Donan ha portato un libro, la scrittura è antica, una pergamena dei visieri. No, dei viserei. Lorat non sarà contento. Lorat. Ma se un giorno dovrò combattere al suo fianco, devo studiare tutto. Lorat è saggio, ma cauto. Li proverò quanto valgo. Molte di queste note parlano di matematica e astronomia. Ogni pagina è accompagnata da commenti su carte stellari e profezie. Ehi, aspettami! Sì, andiamo. Non c'era bisogno di urlare così tanto. Tantino eccessivo. Vuoi aprire questa porta? Lo stesso sigillo di prima. Spezzarlo di nuovo dovrebbe essere facile. Ma perché mai qualcuno lo userebbe qui? Perché è una trappola. C'è solo un modo per scoprirlo. Sbloccare e attivare, certo, la trappola. Non possiamo interrompere la ricerca di Lilith per nessun motivo. Io apro la porta. Se ci dividiamo, faremo più in fretta. Solo se resti da questo lato della porta. Va bene. Quindi non vuole che la seguiamo? Non lo sai. Un libro, una pergamena o qualcosa che ci aiuti ad attraversare. Vabbè, sicuramente serve il libro col simbolo dell'altro segno di quella porta, di questa. Rosso, bene, rassicurante. Studio. Molto rassicurante. Infatti. Tutti. Sorella infernale. Ah. Io la sfrutterei di più il rovo, tanto si ricarica ogni 18 secondi. Non devo avere paura di usare l'abilità. Se troviamo qualche pergamena. Capitano scheletrico.
Adesso sono in una posizione un po' di merda. Giochiamo per sicurezza. Adesso dovremmo fare un po' di danno. Totem nuovo, vediamo se è più forte di quello che abbiamo. 36 DPS, sì. Con un castone addirittura. Però ora mettiamolo, tanto poi lo possiamo togliere. Generazione della barriera, generazione fortificatore, riduzione dello spirito. Tempo di recupero ridotto del 3,5%. Bene. Progressi. Abbiamo già trovato dove andare? Sei così fortunato? Io volevo farmare un pochino in realtà, magari troviamo qualche oggetto. Tanto mi sembra un dungeon abbastanza piccolo, esploriamo. Non male rovi, eh. Secondo me sono la scelta giusta. Poi basta. Ehi. Ok. E niente, avete visto, era abbastanza piccolo il dungeon. Ecco perché ho trovato subito il, tra virgolette, boss. Perché quando mi dà quella fonte di guarigione c'è un boss, sicuro. Ormai l'abbiamo capito. Soprattutto nei dungeon. La mia vita è già al massimo. Qua c'è un portale. Chor, araldo di Lilith, che male! Non avrai il libro del mio padrone! Aio. Cos'è quella roba che stai per lanciare? Fermati. Non funziona con te, eh? Però ti toglie danno, cioè il veleno ti fa danno. Almeno. Ok. Oh yeah. Un bel po' di danni. Credo di salire per spezzare la guardia. Con la barra rossa in basso mi sa che è qualche tipo di resistenza, perché si alza quando gli uso le magie che non lo immobilizzano, però dovrebbero. Ah, il globo lo possiamo anche eliminare. Ci deve
crepare, ci deve... Aio. Che quando arrivano alla fine diventano molto pericolosi. Vedete, sì, l'ho stordito. Bam, bam, bam. Niente, è finita per te, ragazza. Ok, il tot. C'era un demone guardia del libro. Non lo sappiamo. In effetti è un po' sospetta questa cosa. Più 19. Perdiamo un po' di caratteristiche. Però facciamo più danno. Ok, questo sicuramente ci riporta all'inizio. E infatti, dove sei? Dove sei andata? Perché? Spero tu abbia avuto più fortuna di me. Ma sì che... Beh, non hai fatto niente. Ho trovato questo libro. Questo registro venne scritto dagli Oradrim. Racconta degli incantesimi e delle teorie ideate da Ratma, il primo negromante. Ok. È quello che stiamo cercando. No? Ma può aiutarci. Deve esserci un incantesimo che possiamo usare per riportare indietro mia madre. E sicuramente questo libro è quello che... il lago nero. Non lo so. Siete sospetti. Non abbiamo altro. Mia madre ci aiuterà. Secondo me quel libro finirà a mani cattive. Come? Sto c'era invaso dai demoni. Credevo di aver sentito qualcosa, ma... Demoni? Com'è possibile? Non possono essere stati gli Oradrim. Anche se riservati, non avrebbero mai seguito quella via. Beh, ormai gli Oradrim non sono più un ordine attivo, diciamo. C'è l'Orat, ma... Vuoi dire che abbiamo trovato il libro di Ratma qui? E che Lilith sta cercando proprio lui? Mia madre una volta mi disse che con gli immortali non esistono le coincidenze. Cos'altro devo fare? Serve ancora una benedizione. Forse la cattedrale può aiutarci. Ok. Dovresti fare visita a Prava. Va bene. Vediamo un pochino. In realtà volevo uscire da qua. Mi sa che mi conviene tornare a Kyovashad. Mi ha dato un amuleto. In realtà possiamo andare a vendere. Allora vado a disincantare prima di tutto. Così ci recuperiamo le gemme. Pietre preziose per cogliere la luce. Rimuovi. 1, 2, 3. Teschio spezzato lo possiamo fare. Poi rimuovi le gemme anche da questo, che ci mettiamo quello più forte. E adesso in realtà possiamo aggiungere un castone, ma anche in quelli che non ci sono? Quanto mi costa? Serve il prisma destrutturato. Offro il meglio. Frammenti di torna a trovarci. Sì, 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 sì. Tornerò sicuramente. Ora andiamo a spezzare tutti gli oggetti, così ci facciamo un bel po' di roba. Quella degli scheletri che lo seguono. I soldi non ci servono. In realtà posso disincantare tutto. Tutto il charp. No, tutti gli oggetti. Bam. Poi possiamo potenziare questo.
1 e 2. Dai, pensiamolo a 3. Perfetto. Qualcosa per il gelo e l'oscurità. Costano molto. Sono forti queste cose, però costano tantissimo. 53 però è tanto. Ma prendiamolo, dai. Anche se non credo sia stata una buona idea. No, non da potenziare, scusami. Da disincantare. Ora, questo lo mettiamo qua. L'armatura cura ricevuta il 3%. Sì, non è più ci subiti. Mettiamo così, facciamo così per ora. Ora, vediamo qualche missione. Abbiamo delle secondarie. Uccidi Teia. È necessario conquistare la roccaforte, quindi no. E vabbè, continuiamo con l'atto 1. Abbiamo giocato abbastanza, magari riusciamo a finire il primo atto. Parla con la reverenda madre Prava alla cattedrale della luce. Portare cittadino si chiuderà quando lo... Sì, tranquilli, non preoccupatevi, lo so. Vediamo se riusciamo a ricevere questa benedizione di cui ci ha parlato Neirel. Fa che la cucina sia pronta per il servizio di domani. Per gli angeli. Sei tornato? Sì, avevi qualche dubbio? Yosef, ho bisogno di una benedizione sacra per continuare a cercare Lilith. La reverenda madre vorrà saperlo, ma si trova a Korvalar. Ti darà lì la sua benedizione. Va bene. Sta andando tutto come predetto da Inarius. Presto sarà libero di fuggire da Sanctuarium e tornare nel paradiso a cui appartiene. Non lo so, Korvalar. Vediamo questa mappa dove dobbiamo andare. Lontanino, È lontanino, sì. E niente, andiamo a Yelashna. Ci avviciniamo almeno. Cavallo, ancora nulla. Perché non abbiamo sbloccato la missione. Con le miniere. Ma con un po' di fortuna potrei durare altri 5 anni senza infortunarmi. Lo spero per te, spero anche di più in realtà. Ho notato che quando mi circondano i mostri diventa meno reattivo il controllo, nel senso che l'abilità non casta, non viene castata subito. Mazza mortale, così. In realtà va bene così. È giusta la strada? Sì, devo passare di qua. Addio. Eccessiva, però era giusto per far capire chi comanda. Dovrei andare anche nella roccaforte, però secondo me ci arriverò alla fine quando dovrò andare nelle missioni da quella parte, almeno credo. Questo cosa era? La via oscura. Ok. Questa zona non l'avevamo sbloccata.
Dimmi. Protezione di lapislazzuli. Ah, finalmente, scusatemi, io stavo facendo il deficiente, ma non avevo visto che ci fosse il tasto confronta. Ci stanno cominciando a droppare gemme, non male. Ci serviranno. In realtà, una direzione penso che valga l'altra. Cambia il giudizio. Ci siamo anche quasi. Secondo me a Corvalar ci daranno un bel po' di missioni secondarie. Ma questa forziere silente? Muori. Un bel critico ho fatto. Mi andrei diretti sul bersaglio. Orso polare. Vuoi sfidare orso contro orso? Non so se ti convenga in realtà, non sono un vero orso. Tunica. Qua c'è qualcosa di sbrilluccicante. È andato via. Ametista grezza. Dungeon. Vediamo. Riposo del santo. Puriamo la cantina. Sì. Ah. Mi hanno shottato. Ma stai scherzando? Detto. Un di roccia. Un bastone. E basta. Mazza due mani rara. Peccato che faccia meno danno dei miei oggetti. Chi
Minchia, mi hanno comunque shottato quella cosa. Devo stare attenzione, devo fare attenzione alle esplosioni. Mi hanno fatto malissimo. C'è la V? La spuntina, me la mette? Yes. Perfetto, rapido. È quasi indolore. A parte che... adesso mi dovrò riparare l'equipaggiamento. Cosa c'è? Pila di teschi. Ah, ci deve essere qualche dungeon qua. Evento accettato. Distruggi le strutture nemiche. Schifo. Ok, sarebbe più divertente farli insieme questi eventi, ma purtroppo non c'è nessuno a aiutarmi. Ancora un'altra. Fate mollarmi. Ormai è tremendo. Ok, ora sconfiggi facci pure lenti. Tempo restante per dominare 50 secondi, no. Non lo so, potrei anche riuscirci a dominarlo in realtà. Lo faccio malino. Sì. Oh. Lo lasciamo, sai, Smeraldo grezzo. Peccato, ancora armi scarse. E va bene comunque. Ci siamo fatti un evento da soli. Sono fiero di me stesso. Quanto ora abbiamo? 49.000. Quando cominceranno a dropparne di più... qua c'è un dungeon. Quando cominceranno a dropparne di più, stavo dicendo... potremmo anche permetterci di comprare più roba. Per ora, purtroppo, è meglio non sprecare troppi soldi. Scendiamo laggiù, facciamo il dungeon e ci salutiamo per questo episodio. Dasha. Fermi sciamani, fermi. Ok. Cazzo di roba qua. Dove ne sei uscito? Mago del sangue.
novità anche. Io. Ok. Stavamo dicendo dungeon. Un altro rifugio del santo. Divertente. Questo mi dava danni critici. Vabbè, è stato super rapido questo dungeon. Pensavo di metterci leggermente di più. A questo punto arriviamo a Kor'Valar. Oddio, è stato difficilissimo dirlo. Ok. Ci hanno abbandonato. Parla con la reverenda madre, brava. Chiara i tuoi affari. Ciao. La reverenda madre Prava mi aspetta. Aprite i cancelli. Aprite, aprite. Trova la reverenda. Vigo. Eravate dei bravi soldati. Ah, stanno bruciando soldati che sono morti. E bevevate sodo. Che onore. Fratelli, sorelle, spero che queste fiamme vi donino pace. Lo spero anch'io per loro. Vigo, che cosa ci fai qui? Dunque sei vivo. Ho confessato a Prava di aver accettato la mazzetta di quella donna. Si mette male. Vogliono processarti? Lavoro. Forse non ne avrò più uno quando avrà finito con me. Ehi, tu sei qui per lei, no? Andiamoci insieme. No, no. Forse ci andrà. Che furbastro che sei. Anche tu. Furbastro il nostro amico Vigo. Va bene ragazzi, noi ci salutiamo qua e ci vediamo al prossimo episodio, sempre qui, sul mio canale. Ciao a tutti.